Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un video particolare, un video speciale. Doveva essere solo una player review, ma in realtà è diventato qualcosa in più perché ho sforato moltissimo con i minuti delle varie clip e sono arrivato a quasi più di 10 minuti. Di conseguenza, questa non sarà solo una review, sarà un video un po' particolare. Oggi parliamo di Francesco Totti in form, giocatore della Roma, italiano, vabbè, lo conosciamo tutti, grande leggenda del nostro calcio, che forse quest'anno andrà via, anche se nelle ultime notizie ecco, dicono che probabilmente riuscirà a rinnovare. E quindi lui ha ottenuto questa sua versione in form grazie a quella doppietta epica storica contro il Torino. In 3 minuti ha ribaltato praticamente la situazione da solo e ha matematicamente si può dire portato la Roma in Europa, quantomeno ai preliminari. Infatti io registro questo video oggi lunedì 2 maggio. Ieri l'Inter ha perso contro la Lazio e matematicamente la Roma è terza in classifica. Allora, innanzitutto mi dispiace non averlo portato prima. Io le clip le avevo già tutte fatte il giorno dopo perché avevo grandissima voglia di portarvi la review di questo giocatore. Poi sono stato anticipato da diversi e quindi da un lato ho detto anche inutile che siamo qui a fare un'altra review, siamo qui a snocciolare statistiche eccetera eccetera, quando ormai le avete viste tutte. È stato uno dei giocatori più seguiti di questa settimana fino a quando non sono usciti i tots più che altro. Più che altro volevo darvi delle indicazioni su come utilizzarlo, volevo spiegarvi questo giocatore come e quanto cavolo sia forte e perché sono state dette una serie di cavolate incredibili in giro su YouTube su questo giocatore in questo momento. Innanzitutto volevo dirvi, è un giocatore straordinario perché e soprattutto se capite il calcio, se vi piace il calcio. Cioè, ci sono degli utenti che magari hanno preso FIFA, così come a me è capitato di prendere NBA, pur non capendone un cavolo di basket. Ci sono degli utenti che hanno preso FIFA giusto perché è di tendenza, giusto perché FIFA, magari con quella modalità come Ultimate Team, è particolare, insomma, è una cosa. Un videogioco che attira. Però ci sono degli utenti che amano il calcio, che hanno comprato FIFA, io direi che sono quasi il 70%, che hanno comprato FIFA perché vogliono rivedere gli stessi giocatori che ogni domenica tifano, che ogni domenica guardano in televisione, li vogliono rivedere loro sul loro videogame e vogliono in qualche modo emularli. E allora qui, se stiamo parlando di calcio, questo è il giocatore che fa per voi. Perché purtroppo su questo videogioco, su FIFA, c'è questo maledettissimo vizio che va dall'anno scorso, perché l'anno scorso FIFA 15, diciamoci la verità, è stata una vera porcata, ma va da quest'anno anche, che sei più forte se metti davanti le schegge che corrono a 96 all'ora. Dico 96 perché di solito le velocità minime devono essere quelle. Di conseguenza, se sei un calciatore che ha meno addirittura di 40, come è il caso di Francesco Totti, allora sei da buttare perché non vale niente. D'altronde il prezzo che costa Totti adesso, il prezzo che vale Totti vi fa capire. Vale adesso 20.000 crediti, per un buon periodo addirittura è costato pure 70.000 crediti, poi è sceso come era normale che fosse a 20.000 crediti. Perché? Perché siamo abituati, o la maggior parte degli utenti sono abituati a guardare la velocità, il primo valore sulla carta e a buttare via di conseguenza il giocatore. Mentre Francesco Totti invece è il giocatore che vi fa andare in un'altra dimensione, in un'altra dimensione di questo gioco. Quindi vi dico già ora, siamo a 4 minuti e 30 di video, vi dico già ora, se a voi piace fare quelle ibride in cui c'è gente che corre davanti, il COC deve correre, non deve saper fare passaggi, questa l'ho sentita in tanti, allora fatemi il piacere, chiudete sto video, chiudetelo, perché non ha senso. Francesco Totti è il giocatore perfetto invece per chi ama il calcio. Vi dirò innanzitutto che quel valore di velocità sulla carta, quel 39, non è neanche del tutto veritiero. Infatti poi vedremo che ha una 44 di accelerazione e 34 velocità scatto. Sono comunque valori miseri, veramente miseri, ma non si sentiranno, perché se saprete utilizzarlo, soprattutto secondo me da COC,
E badate bene, gli unici due ruoli in cui potete utilizzarlo sono COC, trequartista, o falso 9 in un 4-3-3-5, non CC come qualcuno dice perché è una cosa ridicola. Ma quando mai si è visto Francesco Totti centrocampista centrale? Cioè, è la cosa più ridicola del mondo. Quindi badate bene anche a chi vi dice le cose e come ve le dice. Perché cioè, è come dirvi: Ronaldinho, ragazzi, può fare pure il terzino. Cioè, capite che. Se uno dice queste cose non è proprio credibile. Comunque, quindi un giocatore che se viene utilizzato soprattutto come COC, soprattutto nel 4-3-3 con il trequartista e il 4-3-3-4 è assolutamente incredibile. Allora, la sua caratteristica più importante è il tiro, sicuramente. Ragazzi, avete visto, già siamo a 6 minuti di video, avete visto quanti cavolo di tiri da fuori ho fatto? Molti sono stati parati perché comunque quest'anno i portieri sono migliorati tanti, ma molti sono entrati, molti hanno preso il palo. Ma nessun tiro, vi assicuro, nessun tiro è uscito fuori. Tutti i suoi tiri vanno nello specchio, quantomeno prendono le traverse o i pali. Quindi il tiro è qualcosa di eccezionale, è veramente divertente con lui cercare di liberarsi, perché anche se non ha non ha 5, 4 stelle skill, ha solo 3 stelle skill, anche se ha solo 70 di agilità. Anche se non ha dei valori altissimi di dribbling, cioè 81, con quel suo 92 di controllo palla e l'85 di equilibrio, praticamente vi fa tenere, vi tiene in piedi questa meraviglia di giocatore. Lui si gira, si destreggia e appena trova lo spazio, o tira e tira sempre benissimo, oppure ha questa facilità di fare dei passaggi, di ricamare calcio, come è nella realtà, come è stato nella realtà. Che nessun giocatore ha su FIFA, nessun giocatore ha su FIFA. Non ho visto nessun giocatore, ragazzi, anche nei draft giocato con i giocatori più forti, nessun giocatore mi ha fatto quei passaggi lunghi che avete visto finora, o quei passaggi corti precisissimi in mezzo a 3-4 avversari che fa Francesco Totti IF. Infatti ha 92 di passaggi corti, 89 di passaggi lunghi, 92 di visione. Devo dire che anche i cross sono buoni, però come COC ne farà di meno. Quindi con lui è bellissimo liberarsi nello spazio, provare a tirare, provare a aprire, provare a creare gioco e quindi di conseguenza vi si apre un mondo totalmente diverso da quello che avete visto finora su FIFA. Finora su FIFA avete impostato probabilmente il vostro gioco sulla corsa, probabilmente sul dribbling, se avete fatto una squadra con 5 stelle skill, con 4 stelle, con tanti 5 stelle skill, ecco, con tanti giocatori che hanno 5 stelle skill, con tanti giocatori che dribblano. Avete impostato la squadra sulla velocità, vi abbiamo anche dato diverse guide sui vari moduli, su come utilizzare i work rates, eccetera, eccetera. Con questo giocatore sfatate ogni cavolo di mito, ogni cavolo di situazione statica che c'è su questo gioco. È semplicemente incredibile, io non me l'aspettavo, anche se la sua versione NIF, ci ho fatto pure diverse live con voi, era abbastanza forte. Ma questo giocatore secondo me è il miglior COC del gioco. Voi ve la sparo qui. Perché se voi utilizzate FIFA 16 per quello per cui è nato, cioè un gioco di calcio, e quindi di conseguenza andate a inserire i giocatori nel loro contesto affinché facciano quello che debbano fare. Quindi se mettete un COC, perché il COC vi deve fare i passaggi, perché il COC vi deve creare, deve avere visione di gioco e vi deve creare degli spazi solo con un semplice tasto. Se deve tirare sempre e bene da fuori, allora questo è il giocatore perfetto. Di conseguenza, quando andate a comprare Totti IF, non vi aspettate, ripeto, un James Rodriguez per dirvi che magari è un giocatore che è meno veloce, e quindi, ma è sempre sui 70-80 velocità. Però ha una buona visione, cioè non vi aspettate un ibrido, non vi aspettate neanche un quadrato per dirvi spostato COC, perché quello è ovvio. È un giocatore che fa parte di una categoria a sé stante, quindi totalmente diverso da tutti gli altri. È come se doveste fare una scelta, o siete Sith o siete Jedi, detta alla Star Wars. Di conseguenza, se siete Sith, lasciate perdere, non compratelo, non offendete questa carta, non offendete questo modo di giocare, continuate a giocare tranquillamente, a correre, andare dritto per dritto, oppure continuate a giocare in un altro modo, non so, a crossare, eccetera, eccetera. Non sto dicendo che è il modo peggiore con cui possiate giocare, perché ognuno ha il suo stile di gioco, ma non vi aspettate da Francesco Totti assolutamente che
che poi vi faccia le stesse statistiche che ha fatto a me, cioè più di un gol a partita, più di un assist a partita, le stesse statistiche che ha fatto a Dr. Weitz, per dire che anche lui ha trattato questo giocatore. Quindi, questa è la fine del video. Di questo volevo parlarvi su questo giocatore. E mi raccomando, state attenti a quello che dicono, perché non è un giocatore che secondo me si possa analizzare così spicciolamente. Sì, a questo, quello, avete visto, ha messo anche i pro e i contro. Sono anche abbastanza relativi, perché, ripeto, un ragazzo che gioca diversamente da me può dire: guarda, per me la velocità è tutto, tu me l'hai messa come contro, gli hai dato 10. Beh, allora, questa review è ridicola. Cioè, hai messo la velocità come contro, quindi il voto per me devi mettergli 6. Benissimo, ci può anche stare, ma lasciate perdere qualcun altro che vi dà delle indicazioni incredibili. E se dovete acquistare Francesco Totti, lo dovete fare per giocare a calcio su FIFA, non a giocare a FIFA su FIFA. Mi raccomando. Ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime recensioni normali, non come questa, le prossime recensioni sui TOTS in particolare e sui prossimi IF. Bella a tutti da Ben.